Salve a tutti ed eccoci nuovamente qui con voi con la nuova puntata di Tacco e Trapunta. Questa volta tocca racconto della nona giornata di campionato per la Serie A e B di FVPA.net. Ma bando alle ciance, si parte con la serie regina. Ecco quindi i risultati. Come prima partita avevamo gli M Supremacy contro i Nuffield Penguins, terminata 1-3. Iniziamo la giornata del quel che non ti aspetti con la tripletta di Caimano 55, che permette ai Penguins di fare il colpaccio e stoppare gli M Supremacy. La classifica non si muove più di tanto, dal decimo al nono posto, ma vuoi mettere la soddisfazione? Per gli M, dopo il pareggio della scorsa giornata, arriva la seconda sconfitta stagionale. Normale flessione o segni di crisi? Staremo a vedere. La seconda partita era tra i Mid Atlantis e i Mighty Regal ed è terminata 1-0. Il secondo risultato che non ti aspetti, i Mid Atlantis superano con il gol di Reshark gli ospiti. Un 1-0 che sta di classico minimo sforzo per il massimo risultato. Con questi 3 punti i padroni di casa guadagnano 2 posizioni e si candidano ad un possibile posto tra le big della classifica. Per i Mighty Regal, dopo 3 vittorie consecutive, si incappa in 1-0 in pagella, ma il quarto posto resta comunque nelle loro mani. Ci saranno occasioni per ripartire già da domani sera. La terza partita prevedeva i TFP Reborn contro i Regium MDG ed è terminata 1-0. È la giornata delle sorprese, lo abbiamo detto, e anche i TFP Reborn ci sorprendono con Mark 98012, autore della rete che causa la seconda sconfitta stagionale dei Regium. Con questa vittoria i padroni di casa non cambiano posizione, restano quinti, ma si avvicinano a chi li precede approfittando di una giornata in cui in cima quasi tutti si fermano al palo. Passetto falso per i Regium, che rimangono tuttavia la seconda forza del campionato, e con 7 vittorie su 9 partite sono sempre una delle corazzate di questa stagione. Ma occhio a non essere troppo sicuri, perché anche le corazzate possono affondare. La quarta partita era tra gli LPF Noxus e i The Tiger ed è terminata 2-1. I Noxus fermano il processo di resurrezione dei The Tiger, rimandandolo un attimino in zona calda. Dopo 2 vittorie consecutive, infatti, i The Tiger sono costretti alla resa dalla squadra di casa. Il colpevole, se così si può dire, è LPF Muna 7, autore di una doppietta. In questo scontro salvezza, il risultato fa sì che le posizioni in classifica si invertano. Vedremo ora se i Noxus sapranno andare in fuga o sarà un tentativo destinato a durare poco più di 24 ore. La quinta partita era tra i Blancos VPC e i Versilia Esports, determinata 1-4. E nella giornata delle sorprese, i Versilia decidono che a loro le sorprese proprio non piacciono. Con i tre moschettieri, Momolo05, Destix Falco, autori di 2 doppiette, e Jacobs10 con 2 assist, è facile archiviare la pratica dei Blancos e lanciarsi così da soli in vetta. Per i padroni di casa invece si ritorna alla sconfitta, ne sono già 6, bisognerà inventarsi qualcosa per raggiungere a fine stagione la salvezza. La sesta partita era tra Capital Esports e Nexus è terminata 0-1 a tavolino. I padroni di casa fermati dalla AFL di turno non si presentano, restano nella loro bolla e non si può dunque che assegnare la partita agli ospiti che vincono così a tavolino. La settima partita era tra gli Eterna Roma e gli Italo Mafia ed è terminata 2-2. Tra gli Eterna Roma e gli Italo Mafia era quello che si definirebbe uno scontro diretto a centro classifica e alla fine si finisce per lottare ma non farsi male. Un pareggio che non scontenta nessuno, a parte forse la difesa degli Eterna che incassa altri 2 gol. Negli Italo Mafia c'è da segnalare la doppietta di X fra Bomber 17, non si vive di solo in Ofiar, insomma. In classifica perdono entrambi una posizione, dato che, come già detto, i Mid Atlantis fanno ciao ciao con la manina e vanno avanti ad entrambi. Passiamo quindi a guardare la classifica. Primi, e stavolta in solitaria, Versilia con 24 punti. Al secondo posto con 21 scendono i Regium. Terzi stabili gli M Supremacy a 20. Mantengono il quarto posto i Mighty Regal con 18 punti, tallonati a 17 dai TFP Reborn quinti. Mid Atlantis guadagnano 2 posizioni, piazzandosi sesti a 14 punti e scavalcando gli Eterna Roma settimi e gli Italo Mafia ottavi a 13 punti. Nono posto per i Penguins con solo 10, con 10 punti e decimo posto per gli LP Noxus a 9 punti. Tornando nelle acque perigliose delle zone retrocessione, i Tiger scendono all'undicesimo posto con i loro 8 punti. Dodicesimi troviamo i Nexus che salgono a 6 punti, restano tredicesimi i Blancos a 5 punti e chiudono i Capital con solo 3 punti, quattordicesimi. Possiamo dunque dedicarci alla serie cadetta. In B abbiamo avuto le seguenti partite. Come prima partita c'erano i Longshoreman contro i Virtual Lions. Alex Frasco sveglia, ed era ora, i Longshoreman. Dopo un avvio perfetto seguito da 4 sconfitte consecutive, i padroni di casa si ricordano che sanno anche darle le legnate quando vogliono e non solo riceverle. Vittoria di misura, ma si ferma la terza forza del campionato e gli si avvicina a soli 3 punti. Nulla di grave per gli ospiti che conservano comunque il posto, d'altronde in 9 partite una sconfitta gli sarà pure concessa. Nel secondo turno c'erano gli All-In contro le Waller FC, terminati 1-0. Napoli Link 7 su assist di
Palagano JT archiviano per gli all-in la pratica Gallare. Una partita non difficile sulla carta, dato che il campionato sinora degli avversari. Anche per questa giornata, purtroppo, la classifica delle Gallare resta sullo zero. Speriamo che presto arrivi la scossa che cambi il loro destino. La terza partita era tra le Manguste City e i Revenge Team ed è terminata 4-1. Con due reti di Pana D4 King 9, i padroni di casa portano a casa, cioè mantengono in casa, la vittoria. Di Raptus Cast invece il gol della bandiera per i Revenge Team. Uno scontro alta-bassa classifica che consente alle Manguste di ritornare subito alla vittoria dopo la sconfitta nel turno precedente. Sconfitta che era la prima del loro campionato. Secondo posto blindato. Dovranno lottare invece i Revenge per risollevarsi alla zona retrocessione, ma ricordiamo che hanno sempre una partita in meno, quindi tutto può accadere. La quarta partita era tra gli Esport Pro Oaks e i Real Style ed è terminata 5-0. Nella scorsa giornata i Pro Oaks sono presi la vetta e adesso con il duo Semplice Andrea al gol, tripetta per lui, e X Daniel 10 agli assist, confermano che quella posizione è meritata e lanciano il segnale: da qui noi non ci muoviamo. Riusciranno a rimanere inamovibili? Saremo a vedere. Per il Real Style una sconfitta da archiviare in fretta, dopo due pareggi è il caso di cambiare rotta e sperimentare nuovi schemi. La quinta partita era tra gli Alpha Y e Citex Immortals, terminata 0-2. Petriand ed Extoptable sono gli autori delle due reti che decidono la partita per gli Immortals. I padroni di casa incassano la terza sconfitta nelle ultime tre partite, denotando di star vivendo una fase un po' complicata. Continua la discesa, bisognerà dargli un freno prima che diventi incontrollabile. Mentre per gli ospiti prosegue la manovra di allontanamento dai posti a rischio. La C ora è a più 5, un bel bottino. La sesta partita era tra gli Aston Birra e i Kazen e è terminata 2-1. Bel colpo per gli Aston Birra che in casa acchiappano i Kazen e si piazzano così in settima posizione. Scivolone pesante per gli ospiti che perdono ben 4 posizioni. La Serie B è così, basta una piccola pausa per vedersi superati da un mucchio di avversari. La settima partita era tra i PRC Hooligans e gli Atletico PG, terminata 3-1. Uno scontro salvezza da vincere a tutti i costi, questo devono aver pensato i PRC Hooligans e la vittoria la ottengono. 3 punti d'oro che permettono ai padroni di casa di saltare a piè pari al decimo posto e respirare aria più leggera. Discorso opposto per gli ospiti che invece rimangono al palo. Solo 4 punti raccimolati, sinora è un segnale un po' inquietante da cambiare velocemente. E possiamo dedicarci quindi alla classifica di questa serie, che vede confermati con 23 punti in cima i Pro Oaks, secondo e stabili le Manguste a 22 punti. Con 18 punti terzi sempre i Virtual Lions, chiudono la zona promozione gli All-In che salgono al quarto posto con 15 punti. Stessi punti per i Longshoreman quinti e Alpha Y sesti. Settima piazza per gli Aston Birra con 14 punti. Con 13 punti abbiamo i Citex Immortal ottavi e i Kazen noni. Poco prima della zona salvezza troviamo i PRC Hooligans decimi con 10 punti. Ed eccoci alle zone che scottano. Undicesimo posto per i Real Style, 8 punti. Seguiti con 7 punti dai Revenge Team, dodicesimi. Più staccati al tredicesimo posto vediamo gli Atletico PG con 4 punti e sempre ultima la squadra Gallare ancora a 0. Ricordiamo che gli Alpha Y e i Revenge hanno sempre una partita in meno da dover disputare. Siamo giunti anche alla fine di questa puntata. Come sempre grazie per l'ascolto e ciao!